Uè ragazzi e bentornati in questa nuovissima serie. Questa settimana, a partire da giovedì 14 ottobre 2021, Epic Games ci propone Paladins Epic Pack, che altro non è che appunto un pack per Paladins. Quindi, per quanto riguarda questo gioco, non andremo a vederlo nello specifico, in quanto Paladins è possibile già scaricarlo gratuitamente, comunque tranquillamente, da Epic Games. Vi dico solo che questo pacchetto Paladins sblocca subito 4 campioni. Sbloccheremo anche 4 skin. Che non vado a nominare per rovinarmi la reputazione proprio in questo video, però ecco, altro non è che appunto un pack per il gioco di Paladins. Quindi questa settimana ci concentreremo su Stubbs the Zombie. Siete pronti all'avventura? Cominciamo subito! Ecco allora, per chi fosse interessato, questo gioco è possibile giocarlo in due sullo stesso computer. Come? Oh, due col joypad, piuttosto che uno da tastiera e uno da joypad. E basta. Noi siamo da soli, quindi partiamo subito. Ci fa scegliere tra quattro modalità differenti: facile, normale, penso sia difficile e insano. Quindi noi non siamo amanti del troppo facile, ma essendo comunque la prima partita, non andrei già sull'insano, andrei sul normale. Partiamo subito, premi R o il bottone sinistro del mouse per fare un attacco corpo a corpo. Va bene? Ah, così proprio. Gli ho mangiato il cervello. Ma che roba è mai questa? Quindi dobbiamo seguirlo. Passeremo un po' di tutorial, immagino, ragazzi, eh. Mi chiedo se posso schiaffeggiare il robot. Ah, sì. What the fuck? Mangia il cervello di una vittima con E. Proviamo subito. Oddio, che cringiata. Mangiamo pure questo. È arrivata anche la polizia. Ok, comincio già a capire più o meno la meccanica del gioco. Probabilmente saranno in team con me adesso. Vediamo. Premi F per fare una scorreggia, ma veramente? What the fuck? Mi sono tipo storditi. Andiamo. Ah, forse solo da dietro? Sì. Le animazioni lasciano un po' a desiderare, però GG per l'idea. Vediamo quando il gioco si fa più vivace, eh. Ah, posso pure spingere. Ho capito, non capivo bene dal dialogo perché dovete sapere che nel frattempo che ci sto giocando, sto anche traducendo dall'inglese, quindi non è molto semplice cercare di fare tante cose contemporaneamente. Giocare, capire come si gioca, tradurlo dall'inglese all'italiano, perché peccato che non ci sono. È già il secondo gioco che proviamo che non ha sottotitoli in italiano. Quindi premi Z per. Non ho capito per cosa. Ah, ok, per richiamarli verso di me, per fischiare. Premi Z per fischiare, ok. Perfetto, e anche questo l'abbiamo imparato. E mo mi dovrebbero seguire? Ma quello se ne va. Forse ho capito come funziona. Ok, perfetto. Mi sta insegnando come si rigenera la vita. Che dovrebbe essere, ecco sì, quello zombie in basso a sinistra dello schermo. Quindi non gli zombie a cui siamo sempre stati abituati, dove andavano fatti dei tunnel, trappati e tutte queste cose qua. Ah, ora basta, è finito il tutorial. Mangiamo un po' di cervelli. No, ho sbagliato. Era giusto? Sì. Tranquillo, non ti faccio niente. Imprenditore. Cambia anche l'animazione. Certo che come mangia il cervello. Raga, sapete le animazioni di quei giochi di 30 anni fa? Dai, venite, venite, venite. Qua sparano. Qua sparano. Com'è che facevo la scorreggia? Non mi ricordo. F forse? Ah, fatta a vuoto. Devo avvicinarmi un pelo. Posso anche picchiarlo? I movimenti sono un po' brutti da fare. Ah, è diventato direttamente zombie. Quindi se lo faccio cadere non c'è bisogno di mangiargli il cervello. Vediamo. Ah, no, se faccio così muore direttamente senza diventare. Oh, ok. Stavo già per dire una grossa cazzata. Oddio, ma come salta? What the fuck? Ma perché? Ma perché salta in questo modo?
Vado a notare come sto già morendo. Io pusho. Io pusho tutti. Ah, siamo una mandria di zombie. Tutti di qua, ragazzi. Tutti di qua. Tutti in fila indiana. Dai, che siamo tantissimi. Siamo una gang. Andiamo. Dove andiamo, però? Scusate. Ah, mi fa troppo ridere il modo in cui salta. What the fuck is this salto? Ok. Altri poliziotti. Vediamo come affrontarli. No, una cosa scomoda che posso già dirvi è doverli prendere dal retro. Oh, sto già morendo. No. Ah. Mi ha ucciso. Il problema è che per convertirli in zombie devo andarli dal retro. E non è semplice molte volte. Soprattutto con una meccanica così tipo checkpoint, ho capito. Ma cerchiamo di giocarcelo con un pelo più di brain. Oddio, fa anche le super mosse in alto. Però non riesco a mangiarlo, sto morendo un'altra volta. Meno male che abbiamo fatto normale. Se facevo insano cos'era? Niente, sono morto di nuovo. Entra ed esci dal veicolo con E. Bellissimo, possiamo anche guidare. Riesco a capire come. What the fuck? No. Ma no, ma che figata. Ma cosa mi stai dicendo? Si prospetta bene sto gioco, eh. Le animazioni lasciano un po' a desiderare, Mi chiedo se sia giusto come sto giocando. Devo ammettere che però è più soddisfacente ucciderli così. Vorrei ucciderne qualcuno con una scorreggia, onestamente. Ok, pure quello l'abbiamo fatto fuori. Mi sento un po' abbandonato a me stesso in questo momento. Non capisco cosa devo fare. Fatemi sapere cosa devo fare. Quindi qua devo andare, immagino. Tu diventi uno dei miei. Questi robot, posso reclutarli? Scusa. No, mi sa che i robot è meglio lasciarli stare. Ah, mi sta seguendo, ma... Oh, yeah. Ah, già si fa più impegnativo qua, Voglio provare a farmelo in salto. Oh, che figata. Peccato che gli attacchi non sono tanto intuitivi. Oh, questo l'abbiamo fatto. Perfetto, inizio già a acquisire anche la mia skill. Ma che cacchio di gioco. Ma non è possibile. E cosa abbiamo fatto di preciso? Non ne ho idea. Dentro. Oh, fra. Ah, questo si è spezzato a metà. Che schifo. Mi ricorda molto Call of Duty sta cosa, Usa G per far crescere. Cos'è che devo far crescere? Your good, che non ho capito. Ah, è una granata, tipo. Ma cosa mi stai dicendo? E cosa scappano dalla puzza? Cos'era? Una scorreggia portatile, mi pare che fosse. E come faccio a sapere se ho altre granate? Ah, ok, mi ha aggiunto un'abilità. Ho capito. Adesso molliamo quindi una scorreggia. Mi pare fosse F. Mamma mia, che animazioni, ho anni 90. Bisognerà giocarlo sempre più di strategia, immagino, mandando avanti i miei compagni piuttosto che me. Dai, voglio! Mangiatelo voi a questo. E io mangio quest'altro. È una specie di labirinto. Via. Voglio andare di scorreggia portatile. Ah sì, fra? Mi vuoi sparare a me? A me vuoi sparare? Tu non hai visto che fine ha fatto il tuo fra? C'è una frog splash alla Eddie Guerrero. Mamma mia, cosa vi combino tutti quanti. Mamma mia, cosa vi combino. Ah, in prigione, contro i carcerati. Mi dispiace, ragazzi. Giuro che io non ne ero consapevole. Oh, sceriffo lo voglio mangiare però. Niente, ci ha pensato il mio compare. Non hai capito che le armi non servono a niente. Ah, adesso sono solo un braccio. Cosa devo fare? Ah, ok, sono lui ora. Ma chi è che mi sta sparando? Ho capito. Datemi il tempo di reazione almeno. Ah, forse è meglio che vado direttamente da un poliziotto. Oddio, è stranissimo usare sta mano. Andiamo, mi prendo lui che è più vicino. What the fuck? Se invece vado vicino alla porta con la mano? No, devo per forza prendere lui. No. No, perché no, non ho capito.
No, non è sicuramente il modo di affrontarli. Scorreggere non ne posso fare. Ho capito che la mano si può arrampicare sui muri, ma... E una volta che mi arrampico sui muri, tanto sempre da questi devo andare. Mi one tappa! Cosa devo fare? Non capisco. Non vedo neanche la mia vita. E non corre neanche. Dai. E niente. Sicuramente qualcosa di sbagliato in quello che faccio, ma... frate. E io che devo fare? C'ha l'aimbot questo. Ah, aspetta. Aspetta. Ah. Ho capito, c'era il trick, c'era. Basta che mi fate capire dove devo andare. No, mi sa che non dovevo andare dal prigioniero. Sono aperto. No, almeno questo non mi ha one-tappato. Niente, questi sono stupidi però. Prima mi one-tappavano, ora manco mi sparano. Ah, ce l'abbiamo fatta forse. Ah, era così. Non molto intuitivo come gioco comunque, Gli ho staccato un braccio. Aspetta che questo mi manca nella mia crew. Ma è potentissimo il braccio. Ah, ok, concuso la mano. Posso tornare a me stesso. Dammi il manganello. Ah, ok. Andiamo avanti lui, intanto che mi riprendo la vita. Me l'hanno fatto fuori. Aiuto. No. Ma... No, qua va giocato di cervello, non si può giocare così. Ok. Aspetta che questo che spara mi dà un fastidio. Mamma mia. Oh, è difficile, Già qua diventa difficile. Facciamo una bella cosa, allora, uno. Ci mangiamo pure questo. Oh, stanno già arrivando le guardie. Chiamiamoli tutti. Tutti in piedi. Ah, la differenza è che ora abbiamo almeno le scorregge. Scorregge finite, però abbiamo ancora la scorreggia portatile. Ah, il braccio qua è potentissimo, Ok. Dovrebbero essere tutti convertiti. Vediamo, sì. Dai, in piedi, ragazzi. Centro di controllo. Ancora gente. Oddio, quanti sono. No, non voglio morire di nuovo. Aspetta che recupero un po' di vita. Dai, siamo in 66. Riuscite a mangiarlo. Oh, il taser. Aspetta che mi imbosco un attimo in bagno. A terra. Solo mangiando, ragazzi. Ci restituisce il cervello. Non so se l'ho già detto prima. Ci ridà anche un tocco di vita, diciamo. Allora, facciamo una cosa. Com'è che lasciavo giù la mano? Preso. Ah, ho la pistola adesso, che figata. Sì, finalmente. Muori, che cacchio. No, finché si tratta di uccidere zombie, uccidere umani, va benissimo. Non chiedetemi di ballare. Io non sono capace. Non capisco bene. Ah, ho capito. Ah, per fortuna si può saltare la danza. Penso che questo sia un altro livello, perché adesso non vorrei dilungare troppo questo video, che già ho giocato tanto e mi sa che mi toccherà fare un bel taglio nel video che sia venuto. Comunque, volevo farvi vedere una cosa, perché se noi andiamo su... Seleziona livello, possiamo scegliere quale livello fare. Io posso scegliere per dirti questo, no? Posso scegliere solamente il primo e il secondo. Ah, ok, il secondo si parte da qua, è quello delle auto. Quindi sì, abbiamo fatto più o meno due o tre livelli. E niente, ragazzi, questo era il video di Stubbs the Zombie. Un gioco, secondo me, fatto per... Oddio. Fatto per non so quale target.
anche perché al giorno d'oggi diciamo che è un po' un gioco che sembra antiquato, quasi da PlayStation 1, PlayStation 2, oserei buttarla lì. Però per farci divertire, insomma, quel sabato sera che viene l'amico a casa vostra e non sapete bene cosa giocare perché il vostro amico magari non gioca a Fortnite, non gioca a Call of Duty Warzone, piuttosto che altri giochi che comunque ormai vanno di moda moltissimo. Con cosa intrattenere questo amico? Ovviamente giocando in due a Stubbs the Zombie. Non è un consiglio che mi sento di darvi, però è un'opzione che potete prendere in considerazione, diciamo, per passare quell'oretta differente da tutte le altre, no? Per farvi due risate su quanto sia ignorante come gioco, detto tra molte virgolette. Io, ragazzi, niente, vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Ci tengo molto a sapere voi cosa ne pensate di questo gioco. Lo scaricherete? Ci giocherete? Voglio sapere la verità, eh? Io onestamente penso che sia uno di quei giochi che cancellerò proprio all'istante. Non perché il gioco è brutto in sé, perché voglio dire, l'idea è magari anche carina, però ormai questo gioco dovrebbe essere uscito almeno 10 anni fa, ecco, per essere considerato almeno giocabile. Niente, aspetto di sapere voi cosa ne pensate, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Vi ricordo che se riusciamo ad arrivare a 2000 supporter torneremo su Fortnite, quindi mi raccomando, sotto con KinoTV nel negozio oggetti, che sia su Fortnite oppure in qualsiasi gioco di Epic Game Store, io farò il calcolo di tutto. Mi raccomando, conto su di voi. Noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella! But I was just